Esco alle 6 di mattina e inizio a cercarti. Se ho sognato qualcosa su una strada o un pub o una stazione, vado là e ti aspetto. Ricorda la luce e credi nella luce. Un attimo di chiarezza prima della notte eterna. Un elicottero. La guerra! Un elicottero vola a bassa quota. È la pattuglia della polizia. La guerra è pace. Il teleschermo riceve. La libertà. Il teleschermo riceve e trasmette contemporaneamente. La libertà è chiarita. Il mondo. Il mondo appare freddo. Spirali di polvere e di carta straccia. Ignoranza. I palazzi sono vecchi. L'intonaco si stacca dalle pareti. Le condutture scoppiano a ogni gelata. Dal tetto con l'acqua mi sta neve sporco. Tutto deve ricevere l'approvazione di misteriose commissioni che possono differire anche di un paio d'anni, perfino per la riparazione di un vetro o di una finestra. L'ignoranza è forza. Un elicottero vola a bassa quota. È la pattuglia della polizia che spia tra le finestre della gente. La guerra è pace. Il teleschermo riceve e trasmette contemporaneamente. Se emetti un suono, anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo capterà. La libertà è... Sembra che non ci sia più colore nelle cose. Se si accettano i manifesti incollati per ogni dove. Nella veglia, nel sonno, al lavoro, a tavola, in casa, fuori, dentro, in bagno. Non c'è scampo. Nulla vi appartiene. L'ignoranza... è forza. In ogni angolo di ogni strada, su ogni pianerottolo, il teleschermo con quel volto enorme guarda dalla parete. E sui francobolli, sulle copertine dei libri, sui pacchetti di sigarette, sugli stendardi. Quegli occhi vi seguono. Ovunque. Ovunque vi seguono e ovunque vi avvolge la stessa voce. Il grande fratello ti guarda. Don't care at all. No chance for faith. It's a natural selection. I want the truth. Protest.
Anche appena più forte di un bisbiglio il teleschermo lo capterà. Una chiave che gira in una porta. Il suono di un passo diverso dal mio. Il raschiare di una matita su un foglio di carta. E i battiti del cuore. Bisogna vivere presupponendo che qualunque rumore emesso venga ascoltato e qualunque movimento... Il teleschermo nell'appartamento che occupo si trova in una posizione insolita. C'è un muro con una specie di rientranza nella quale mi siedo, è poco profonda. Seduto nella rientranza, con le spalle addossate al muro, io resto fuori dal raggio del teleschermo. Produzione di cioccolata più 20%, produzione di lamette da barba più 60%. È un quaderno di rara bellezza. Carta liscia, vellutata. Carta così non si produce più da... Produzione di carta più 80%. Produzione di sigarette. L'ho visto nella vetrina di un rigattiere. Sì, carta liscia, vellutata, appena appena ingiallita dal tempo. Quaderni così non se ne producono più da... Da prima. Percentuale di parole che sanno leggere più 45%. Percentuale di... Uno sguardo a destra, uno sguardo a sinistra. Lo desideravo tanto, non so neanche io perché. Uno sguardo a destra, uno sguardo a sinistra. Per assicurarmi che non stesse arrivando nessuno. È un oggetto compromettente. Dizionario di neolingua, vita in prova. Compiere una qualsiasi azione che lasci intendere una certa predilezione per la solitudine, fare due passi da sole, sorridere di niente, scrivere. Scrivere a mano. Cosa posso dire? E come? Non ricordo. Sono settimane che ci penso. L'atto dello scrivere sarà facile, non devo fare... Non devo fare altro che riportare su carta il mio monologo inquieto, il monologo che da anni, letteralmente da anni, mi scorre nella mente. Percentuale quest'aggi da parole meno 10%.
c'è speranza è nei prolet. I prolet non sono esseri umani. 4 aprile 1984. Iniziare un diario non è un'azione illegale di per sé, ma nulla è illegale di per sé quando non esistono leggi. Scrivere era facile. Era facile per prima. E come scrivo? Gli appunti all'ufficio del ministero li detto al parlascrivi. Piccolo utilissimo ritrovato della tecnica che semplifica il lavoro ai nostri lavoratori. Tu parli alla macchina, la macchina scrive per te. Il grande fratello vi ascolta, vi pensa e vi aiuta. Nascosto. Anche se nascosto ci vuole quell'espressione di sereno ottimismo. È consigliabile mostrare quando ci si trova davanti al teleschermo. Il cuore nel petto è un tamburo. A fucking psycho! You're right!
Russo, che solo 4 anni fa l'Oceania era alleata dell'Eurasia e in guerra con l'Estasia. Ma è solo un frammento di consapevolezza furtivo, perché la mia memoria non è adeguatamente sotto controllo. Il cambio di alleato ufficialmente non c'è mai stato. Ufficialmente l'Oceania è da sempre in guerra con l'Estasia. Se il partito può ficcare le mani nel passato, è di un avvenimento, dire che non è mai accaduto, non è forse peggio della tortura o della morte stessa? When they can be only one, who must we do as we show? Must we do as we verrà ridotto in cenere, vaporizzato,
l'inerzia del pensiero lo leggerà. Solo lei, prima di spazzarlo via dall'esistenza e dalla memoria. Come posso rivolgermi al futuro se di me non resterà la benché minima traccia, neanche una cazzo di parola scarabocchiata su un cazzo di pezzo di carta? Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente abbassa il grande fratello. Segnare la carta un atto decisivo, cruciale. Al passato o al futuro, a un tempo in cui gli uomini siano liberi e non vivano in solitudine, a un tempo in cui una verità esista e non sia possibile disfare ciò che è stato fatto dall'età dell'uniformità, dall'età della solitudine, dall'età del grande fratello. Salve. Due dita sporche di inchiostro. Mi spareranno, non me ne importa nulla. Ti tireranno un colpo alla nuca, non me ne importa nulla. Ti tirano sempre un colpo alla nuca, non me ne importa nulla. Abbasso il grande fratello! Freedom's true.
Il nostro compito principale consiste nel creare una neolingua, inventare parole nuove per semplificare la comunicazione. Ma neanche per idea, noi le parole le distruggiamo a dozzine, a centinaia. C'è una strage di verbi aggettivi, ma non mancano decine e decine di nomi di cui si può fare tranquillamente a meno. Giorno dopo giorno stiamo riducendo il linguaggio all'osso. Prendiamo buono. Che bisogno c'è di avere anche cattivo? Basterà sbuono. Anzi, va addirittura meglio, perché costituisce l'esatto opposto di buono. Vuoi un'accezione più forte di buono? Plus buono. Che senso ha ricordarsi anche di eccellente, splendido? Che poi ciò che è eccellente non è splendido. Che senso ha la confusione e la fatica dei sinonimi? Nel vostro cuore preferite ancora la biolingua, con tutta la sua imprecisione e le sue sfumature di senso? Non cogliete ancora la bellezza, la pulizia della neolingua, l'unico linguaggio al mondo il cui vocabolario si riduce giorno dopo giorno? Che cosa stai pensando? Dimmelo con parole tue, c'è una parola con un significato ben preciso per ogni concetto che vuoi esprimere. Pensa, cosa stai pensando? Breaking through.
un bel giorno il partito proclamerà due, che 2 più 2 fa 5 e sarà vero. La cosa terribile non sarà tanto il fatto che verrai ucciso perché la pensi diversamente, no, la cosa terribile sarà il fatto che 2 più 2 farà veramente 5. Come facciamo a sapere che 2 più 2 fa 4 se la realtà e il mondo esterno ci dicono che fa 5? Che cosa accade? Se il passato e il mondo reale esistono soltanto nella nostra mente e la nostra mente è sotto controllo. Sei una lettera senza fine che nessuno leggerà mai, ma sei indirizzato a una persona ben precisa. Da lei prendo contenuti e stile. Quattro! Bisogna difendere tutto ciò che è ovvio, sciocco e vero. Il mondo reale esiste, le sue leggi sono immutabili. 2 più 2 fa 4! Le pietre sono dure, l'acqua è bagnata. I miei pensieri cominciano ad avere una forma scritta. È un passo decisivo. Io sono già morto. Libertà. Libertà di dire che 2 più 2 fa 4. Garantito ciò, tutto il resto ne consegue. Naturalmente.
Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra. Bianco. Immenso. Immenso e bianco nel sudicio panorama di Londra, la principale città di pista 1, si erge un'enorme struttura piramidale di cemento bianco, accecante. Si innalza, terrazza dopo terrazza, sino a un'altezza di circa 300 metri. Le finestre hanno un aspetto sinistro, come le feritoie di una fortezza. Da ogni punto della città, da ogni angolo, di ogni strada, da ogni finestra, è possibile leggere, in caratteri ben stampati ed eleganti, i tre slogan del partito. Ignoranza, la guerra, è facile. Bianco. Un volto bianco, incorniciato da capelli neri, la bocca rossa. Guarda, immensa. Per il corrido del ministero, all'improvviso anche dalla scrivania di fianco alla mia, con la coda dell'occhio, lei mi spia. Il corpo è morbido, bianco, ha tuta azzurra, una cintura rossa le cinge i fianchi, rendendoli duri, severi. Sì, lei mi guarda con una strana intensità. Con ogni probabilità il suo vero scopo è quello di starmi a sentire per verificare se sono un lavoratore modello. Lei non mi lascia mai sola, è dietro di me, è sempre dietro di me. Non mi lascia mai sola, è come il grande fratello, come il partito. È lei il partito. Non è verso di me. Uno verso l'altro, sospinti dalla folla, non ci vediamo, non ci guardiamo, poi casualmente inciampa e cade davanti a me, lunga distesa. Ora davanti a me c'è una donna che sicuramente vuole uccidermi, ma c'è anche un essere umano ferito, forse ha un osso rotto. L'istinto mi ha già fatto chinare verso di lei per darle la mano, l'istinto, darle la mano. Da lunghe, le unghie armoniose, la palma callosa, inaridita dal lavoro, e per contro la pelle liscia al di sotto dei polsi. Ora io potrei riconoscerlo ovunque in mezzo alla folla. Ora. Un biglietto. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. L'odio è cominciato. Prima che ti passassi il biglietto con scritto ti amo, odiavi anche il solo vedermi. Pensavi che fossi della psicopolizia, una spia, che alla prima occasione ti avrei denunciato come psicocriminale, così non credo che tu vuoi. Pensavi che fossi un bravo membro del partito, pura, nel pensiero e nell'azione. Yeah.
Io sono come le altre. Riesco nelle attività sportive, faccio volontariato per la Lega Giovanile Antisesso. Nei cortei sono quella che regge l'asta degli striscioni. Ho l'aria felice, non mi tiro indietro. Se sto in gruppo grido, come tutti gli altri. Labbra si cercarono con le labbra. Erano baci, dapprima impacciati, poi audaci, autentici. Il matrimonio ha il solo scopo di procreare figli, da mettere al servizio del partito. Le mani non incontrarono più resistenza, ovunque si appoggiassero, come se si immergessero nell'acqua. I corpi parvero fondersi l'uno nell'altro. Ti piace? Non sto dicendo se ti piaccio io. Voglio sapere se ti piace fare l'amore in quanto tale. I bambini devono essere generati per mezzo dell'inseminazione artificiale. In neolingua, inseminazione. Lo scopo del partito è quello di radiare ogni piacere. Se dentro di te ti senti felice, perché ti dovresti entusiasmare per il Grande Fratello? Non esiste un'emozione, lo so. Tutto si mischia alla paura e all'odio. Quando fai l'amore, consumi energia, dopo ti senti felice e te ne freghi di tutto il resto. Questo non possiamo permetterlo. L'amplesso è una battaglia, l'orgasmo è una vittoria. La repressione sessuale produce isteria, uno stato d'animo auspicabile che può essere dirottato verso la... il culto del capo. Tree!
guanciale alla francese, senza federe, in una camera come quelle dei Prolet, piena di cinci, senza il teleschermo. Una follia. Dietro il palabrace, fornellino a petrolio, al concio, un pentolino e due tazze. In una camera come quelle dei Prolet, come quelle di un treno. Una vera follia. Un orologio all'antica, con il quadrante di 12 ore. Follia suicida, gratuita, consapevole. Sporca o pulita, quella camera è il paradiso. La vita smette di essere intollerabile. Fare l'amore 5, 6, addirittura 7 volte. Ma non è l'amore che provi per una persona, è l'istinto animale, desiderio indifferenziato, nudo e crudo. Che manderà in pezzi il partito. Giulio è un colpo inferto al partito. Amare è un atto politico. Only, only, only.
is out of control. Could be wrong. But it's gonna be life. Could be wrong. Must erase it fast. Could be wrong. But it couldn't be right. Could be wrong. Love is our resistance. Keep us apart and it won't stop breaking us down. Hold me, our lips must always be sealed. The night has reached its end.
la pena conservare la tua condizione di essere umano anche quando non esortisce nessun effetto pratico. Sei riuscito a sconfiggerli. La cospirazione esiste. Si chiama confraternita e noi ne facciamo parte. Ci prendi tanto. Siamo disposti a fare qualunque cosa per indebolire il partito. Ci torturerà, ci porteranno a confessare. Siamo pronti a commettere omicidi. Siamo pronti a tradire il nostro paese. Possono entrare dentro di te. Siamo pronti a diffondere malattie. Io ti amo, Wilson. Siamo pronti a perdere la nostra identità. Non possono fare il nuovo che io, perché non ci amiamo più. Siamo pronti a commettere suicidio. L'obiettivo non è restare vivi, ma restare umani. Siete morti. Yeah.
Grazie. Grazie. Allora, volevamo fare qualche ringraziamento perché questo è uno spettacolo a cui teniamo molto, che ci ha richiesto molto tempo, molta preparazione, e non è facile mettere in piedi e far funzionare una cosa del genere. È solo un folle come il nostro regista Marco Rampoldi. È riuscito a mettere in piedi tutto questo. Insieme a Marco ha lavorato un'altra persona molto importante che ha scritto praticamente tutti i testi recitati di Arca, ispirandosi appunto al libro, Paolo Ornati. Volevamo fare anche qualche ringraziamento ai nostri tecnici di DB Sound. Grazie ai nostri personal, Dani e Farah, che sono grandissimi. E a tutti i tecnici e al personale del Noema, che sono veramente fantastici in questi giorni. Ci hanno trattato veramente con cura e attenzione, quindi vi diciamo grazie. Grazie mille. Poi, ringraziamo le nostre ragazze dei costumi, Laura, che oggi non c'è, Beatrice e Anna, un applauso anche per loro. E il ringraziamento più importante va al presidente di questo spazio meraviglioso, Livia Pomodoro. Grazie a tutti voi, grazie Marco per questa bellissima esperienza, straordinariamente faticosa per tutti voi, ma grazie davvero per la vostra professionalità, per la vostra capacità e per quello che ci avete dimostrato, che i tempi difficili che viviamo possono essere anche in qualche modo, come dire, forse esorcizzati da racconti come quello che voi questa sera ci avete fatto del famoso libro 1984. Grazie per essere stati così bravi da darci almeno una speranza che il futuro ci appartiene a tutti. E soprattutto appartiene a voi, che siete così bravi e così straordinari. Grazie davvero. Allora, facciamo dai una canzone che sicuramente non conoscete, per chi di voi la conosce, sulle mani e sulle voci, dai. Ah, non ci siamo presentati, allora, Arcangelo De Leo, Giacomo Gagliardini, Simone Mauro Ghilardi, Matteo Rampoldi, al basso Luca Corbani. No, non è quello.